Salve a tutti, bentornati a Phoenix Wright. Siamo nel terzo giorno di processo. Emma sta ricordando pian pianino come sono andate le cose. E abbiamo scoperto che il famoso sbirrotto nel disegno era in realtà il famoso vaso tricorno strana scultura che abbiamo ricomposto. E beh, tutto qua. Anche le origini di Sbirrotto sono terrificanti. Dove vuole arrivare? È la domanda che ci ha posto Edgeworth. Perché, beh, dobbiamo trarne qualcosa da tutto ciò. Visto che Lana non ci ha dato alcuno scampo, per così dire, ha detto solo che è colpevole, quindi dobbiamo prolungare il più possibile. E si è anche tirata avanti per non farci scoprire come va avanti la cosa. Per buoni motivi, immagino, vedremo. Più o meno buoni, chi lo sa. Cosa intende dire? Quello raffigurato nel disegno non era sbirrotto, ma un vaso. Ma questo non cambia nulla. Ah ah ah! Ed è proprio qui che si sbaglia, signor Edgeworth. Vede? Questo dettaglio cambia tutto. Davvero? Benissimo. Ci dica, signor Wright, cosa cambia sapendo che la testimone vide proprio quel vaso? Cosa cambia? Allora, il vaso era nella foto, quindi il luogo non cambia. Prova del caso SL9, ultimo pezzo trovato nell'ufficio del prefetto, tracce di sangue. L'arma del delitto? Credo l'assassino? Ma non so perché. Beh, perché se quel vaso era in aria, no? Quindi se non era appeso al soffitto, che è improbabile. Deve essere tipo stato lanciato. Che mi sembra un po' strano che Emma si ricordi in modo specifico. Non sono mai stato in una situazione ge del genere, non voglio mai capitarci. Sembra strano che si ricordi proprio un'immagine, un fotogramma del genere. E che quindi ci fosse un vaso che era in aria, che stava volando probabilmente, lanciato da qualcuno verso di lei oppure verso i due che lottavano. Ma quei. Come questo cambia l'assassino non ne ho idea. Come cambia l'arma del delitto nemmeno. Non può essere il vaso l'arma del delitto. Dark non è morto e Marshall è. Tanto più che Marshall è stato spinto via, no, Neil? Quindi. Dov'è finito il vaso mentre. Ma correva a spingere. Holy shit. L'assassino mi sembra la risposta più probabile, ma non saprei provarla. Quindi, boh, proviamo l'assassino. La prego di seguire il mio ragionamento. Nel momento del delitto, la testimone vide questo vaso. Non solo, lo vide anche da una specifica angolazione. Detto questo, da dove avrebbe potuto vederlo? Da dove? La posizione del vaso è visibile nella foto scattata il giorno del crimine. Era su una mensola nell'ufficio di Gant. Ma il corpo è stato ritrovato a terra accanto alla scrivania di Lana Skye. Lo ha affermato la stessa testimone. Sì, e sono proprio questi due dettagli a rivelarci ciò che accadde veramente. Insomma, la lotta tra Dark e Marshall non avvenne vicino alla scrivania di Lana Skye, ma dalla parte opposta della stanza, vicino alla scrivania del prefetto Gant. È importante questo? Sono sicuro di sì, ma non so come. Ho una mezza idea, però. Aspettiamo. Sta insinuando che qualcuno spostò il corpo della vittima? Dalla scrivania di Gant a quella di Lana Skye? Sì, quindi in questo istante entra in gioco o Gant o Lana. Qualcuno che ha spostato, che ha manomesso la scena del crimine. In quel senso. Sì! E perché avrebbe dovuto farlo? Non c'era alcun motivo. Quindi o Gant per incastrare. Non lo so, andiamo avanti.
Esattamente. Se non c'era alcun motivo, non si sarebbe neanche preso la briga di spostarlo. L'unica conclusione logica è che avesse un motivo. E lei conosce questo motivo, signor Wright? Finalmente ho capito tutto. Ecco perché Lana ha cercato di chiudere il processo poco fa. Ma ora è troppo tardi per tirarsi indietro. Rammento alla corte la deposizione della testimone. Emma Sky ha dichiarato di aver spinto l'uomo che impugnava il coltello. Oh, shit. Sta tirando fuori la teoria che è morto per colpa di Emma. Un istante dopo il vaso venne colpito e fatto cadere dalla mensola. Colpito e fatto cadere dalla mensola? Tutto qua? Non può essere, deve averlo lanciato qualcuno per vederlo da quell'angolazione, no? Ora mi dica, cosa avrebbe potuto farlo cadere? Beh, immagino che sia stato l'impatto dell'uomo contro la parete. Signore e signori, vi invito a osservare di nuovo questa fotografia. Se l'uomo fosse stato spinto nella direzione della mensola su cui si trovava il vaso, finiva sulla cacchio di lancia dell'armatura. Holy shit! Quindi, oh man, quindi è stato spinto da Emma credendo che fosse l'assassino e Emma l'ha spinto sulla lancia dell'armatura, per questo è stato... Non ho una foto dell'ufficio, vero? Però sì, mi ricordo che nell'ufficio di Gant era vicino alla scrivania di Gant. Ecco perché è rilevante il posto. Quindi Emma l'ha ucciso. Per questo Lana voleva proteggere Emma. Non riesco comunque a capire perché il vaso era... Ah, può essere che Emma era lì e le è caduto tipo dritto davanti per quello che era così grande. Quindi non è stato lanciato, ma è proprio solo caduto davanti a lei. Holy shit! Beh, wow! Ma l'armatura non aveva la punta rotta, vero? Non l'ho neanche controllato, non era neanche un'opzione, credo. Quindi la storia della punta rotta è stata fabbricata da Lana e o Gant per proteggere Emma? Da Lana per proteggere Emma e da Gant per ricattare Lana? Ma perché? Perché Gant voleva continuare a, tramite Emma, falsificare le prove? Deve essere qualcosa del genere. Adesso è facile, perché lo vedo, però... arrivarci da capo. Se fosse l'uomo fosse stato... Quindi il fucking pezzo di cuoio è per quello che è nascosto. È... Non ho idea perché il vaso sia nascosto, però il pezzo di cuoio... Il pezzo di vaso era nascosto, ma il pezzo di cuoio, la striscia di tessuto, apparteneva a Neil, quindi... Perché vedo che ha tipo un gilet, non so se è cuoio, ma probabile, il colore è lo stesso. Per nascondere l'impronta di Emma che lo spingeva. Man, tutto quadra adesso. Congratulazioni se ci siete arrivati prima. Se l'uomo fosse stato spinto nella direzione della mensola su cui si trovava il vaso, cosa avrebbe colpito? L'armatura! Che tiene in mano una spada che sembra essere molto affilata. Sì. E visto che l'uomo lanciato contro l'armatura aveva in mano un coltello spezzato, doveva essere per forza Neil Marshall che impugnava la lama di quel trofeo. No, signor Wright, non starà mica pensando. Invece sì. La dinamica dei fatti avvenuti in quell'ufficio può essere interpretata in un altro modo. Un altro modo? Certo, l'assassino non aveva intenzione di uccidere, ma la realtà è questa. Io non sono sicuro di fare la cosa giusta. Signor Wright, qualche problema? Se gli eventi hanno avuto luogo come ipotizza la difesa, la conclusione è molto semplice. In quel momento, supponendo che l'uomo spinto da Emma Sky fosse davvero il procuratore Neil Marshall... Oh, God damn it.
Vuole dire che il signor Marshall morì a causa mia? No! Non avrei mai immaginato che la sua testimonianza ci avrebbe condotto a questo. Quindi è stato la testimone a uccidere la vittima. E lo ha dimostrato con la sua stessa deposizione. È un caso senza precedenti! Oh, ok, Lana, adesso sappiamo perché l'hai fatto, ma... Cosa state dicendo? Mi dispiace, procuratore Sky, ma date le circostanze... È stato Dark a pugnalare Neil Marshall? Come può pensare che fosse stata Emma? Come osa scaricare una tale responsabilità su una persona innocente? Da che pulpito? Se ben ricordo, è stata lei a confessare di aver manipolato le prove 2 anni fa. Lei spostò il cadavere del procuratore Marshall. Per fare in modo che nessuno sospettasse di sua sorella Emma, non è così? Signor Edgeworth, le assicuro che non ho la minima idea di cosa sta dicendo. Se spera che qualcuno creda alle sue assurde speculazioni, temo che sarà costretto a mostrare delle prove. Mi dica, può dimostrare con assoluta certezza che fu mia sorella a uccidere Neil Marshall? Delle prove? Scommetto che non le ha. Certo, sarebbe difficile dimostrarlo con delle prove concrete. Beh, ho il pezzo di cuoio. Se non abbiamo prove, allora dovremmo fidarci solo alle testimonianze. Anche questa strada non la porterà da nessuna parte. Entrambe le persone coinvolte in quel delitto sono morte. Di certo non possiamo far testimoniare i morti. Ma se è così, questa era una causa persa fin dall'inizio. Ha vinto, procuratore Sky. Ma ovviamente, in tal caso rimane una sola possibilità. Come? C'è ancora un barlume di speranza? Si spiega, signor Edgeworth! Mi riferisco alla possibilità che la vittima avesse lasciato un messaggio. Che? What? Un messaggio? Sappiamo per certo che il procuratore Marshall non morì sul colpo. Ergo avrebbe potuto indicare il nome della persona che gli tolse la vita, in un modo o nell'altro. Ma questo è impossibile! Allora, signor Wright, questa è la sua ultima possibilità! Un messaggio dall'aldilà! Crede che possa esistere un simile messaggio? Devo consultare attentamente il registro processuale. Il nome del vero assassino indicato dalla vittima poco prima di morire? Oh man. Un dying message, quindi. Dying messaggi. Allora. Quindi tutto ciò che ha a che fare con l'SL9. Trofeo re del foro. Ah, barda rotta, qua ci sono solo i nomi, ho già controllato prima. Non vedo niente. Coltello è parte di questo caso, cellulare, scarpa di questo caso. Coltello qua. Ho già analizzato parecchio, non c'era. C'è il sangue, ma non c'è nient'altro. Sono quelle impronte che abbiamo dimostrato che sono di... non mi ricordo più chi, ma... Abbiamo la striscia di tessuto che non è un messaggio lasciato dalla vittima. E lo è indirettamente, ma non lo è. Allora, quello che mi fa pensare che, visto che... Lana... si affidava a Gant per nascondere la colpevolezza di sua sorella, per questo Gant la poteva tenere sotto scacco. E Gant ha nascosto la striscia di tessuto e il pezzo di vaso, deve essere qualcosa sul vaso. Il sangue deve segnare un messaggio, magari un ideogramma giapponese, per quello che non lo capisco, ma... No, ma avrebbero dovuto tradurre anche quello, no? Se mai... Boh, deve essere qualcosa con questo sangue. Credo che sia il vaso. È in questa prova. Il messaggio della vittima è già in nostro possesso. Signor Wright, allora è davvero intenzionato a dimostrare che è mia sorella il vero assassino?
Se sbaglia, procuratore Skye, il nostro obiettivo non è incriminare sua sorella. Noi cerchiamo solo una cosa, la verità. A prescindere da quanto dolorosa possa essere. Bene, signor Wright, ci mostri la prova che secondo lei contiene il messaggio della vittima. Ok, here we go, vaso! Vai, vai. Ecco il messaggio lasciato dalla vittima. Quello l'ho sbirrato di prima, giusto? Oh, quel coso ci dirà il nome dell'assassino? Sono sicuro che lo farebbe se potesse, ma non è lo sbirrotto! Ehi, è solo un vaso. Sembra che tutti se lo siano dimenticato. La vittima ha lasciato un messaggio sulla superficie di questo vaso. Come ha detto? Osservandolo attentamente, si possono notare delle tracce di sangue sulla superficie del vaso. Oh god, quel segno sembra una M, a dir la verità. In mezzo, adesso sapendolo, adesso. Però tutto sommato mi sembra un po' un dick move che Neil Marshall non farebbe, dai. Ho capito che magari in morte la gente cambia, però... Ma... Deve centrare qualcosa Gant. Non può essere malvagio per nulla. Non posso averlo dubitato finora per nulla, no? Si possono notare delle tracce di sangue sulla superficie del vaso. Sembra che qualcuno abbia cercato di cancellarle. Sì, ma ascolti, per una ragione che ancora ignoro, le tracce di sangue su alcuni frammenti non furono cancellate. Sì, lì si vede ancora una linea tracciata col sangue. Quindi sto dicendo... Quindi se non sono state cancellate è perché Gant ha nascosto il coccio o qualcosa del genere. Quindi non era protezione ma era ostaggio delle prove. Che incriminavano Emma, sì, ha più senso così. Se no non sarebbe evil abbastanza Gant. Che quei puntini erano delle linee. Il procuratore Marshall non morì sul colpo. Utilizzò i suoi ultimi istanti di vita per lasciarci un messaggio. Un messaggio che qualcuno ha cercato di cancellare. Ma il sangue si deve essere infiltrato nel vaso, lì dove si spezzavano le varie linee. Esattamente. Basta collegare questi punti e il messaggio della vittima tornerà visibile. No. Signor Wright, quale messaggio ci ha lasciato la vittima? Vostro onore, credo che queste tracce di sangue ci daranno tutte le risposte che cerchiamo. Devo collegare questi punti per formare delle lettere. Date le circostanze, la vittima avrebbe potuto scrivere solo una cosa. Il nome dell'assassino. Riesco a togliere Gant? Da tutto ciò non credo. Joe? Emma, è fucking Emma, adesso lo vedo. Vabbè, quindi questo e questo. Questo e questo. Questo non posso. E... Ma... Emma. Che disgrazia, man. Il dovere di ogni avvocato difensore è dimostrare l'innocenza del suo cliente. È per questo che sono così determinato a salvare Lana. Ma dopo tutti i miei sforzi, non avrei mai pensato che sarebbe finita così. Emma. Dunque questo è il messaggio che scrisse il procuratore Marshall in punto di morte. Lei... Certo non lo fece di proposito, ma alla fine la persona che provocò la morte della vittima... Era Emma Skye.